Carissimi, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Cosa trovate su questo canale se ci siete arrivati? Risorse gratuite per creare contenuti direttamente col vostro smartphone. E infatti in questo video si parla proprio di CapCut, come creare un reel in modo totalmente automatico con la funzione che CapCut appunto ci mette a disposizione. Ma prima di questo iscrivetevi al canale, se ovviamente vi fa piacere, e azionate la campanella per i video che posterò in futuro. Con questo andiamo a incominciare. Prima di iniziare, ovviamente, cosa vedremo in questo video? Vediamo come creare un reel in modo automatico utilizzando questa funzione di CapCut, diciamo fonde in automatico i nostri video o le nostre foto, generando un filmato, diciamo, pronto per esportazione, completo di musica, ovviamente a tempo con le nostre immagini. Possiamo anche, come vedremo, modificare il tutto all'interno di CapCut, quindi andare a fare un edit poi ancora aggiuntivo, oppure esportarlo così com'è. Ma andiamo a vedere cosa ho combinato in questo nuovo video. Benissimo ragazzi, andiamo in CapCut nella parte fotocamera, come abbiamo visto nei precedenti video, ma questa volta ci rechiamo qui sotto nella nostra libreria o rullino fotografico che sia. Vado adesso a trovare la cartella che contiene ovviamente i video per questa dimostrazione. Ok ragazzi, eccolo qui, siamo in video, ovviamente potete selezionare foto ma qua non ce ne sono. Andiamo a flaggare tutti i video che ci servono per questa dimostrazione. Una volta fatto questo possiamo ovviamente andare qua, andare a fare un montaggio diciamo non automatico, oppure qua AutoCut o AutoCap, come cavolo c'è scritto non mi ricordo mai, e andare a cliccare e verrà generata subito, ok, in anteprima diciamo di questo filmato automatico. Ecco, come vedete qua però siamo ovviamente a 16 noni, quindi diciamo che i template sono più o meno sempre a 9 sedicesimi. Possiamo ovviamente scegliere qui sotto. Vedete come è formidabile, ok? Peccato che non possiamo scegliere, almeno adesso, per adesso, non possiamo scegliere l'aspetto del filmato o altre cose, almeno io non credo che si possa scegliere l'aspetto del filmato. Peccato, questo è una cosa, una mancanza, non so, adesso forse in esportazione. Comunque, se non siamo contenti, ok, di questi template, ne possiamo fare a generare degli altri cliccando qui. Vedete che si vanno a rigenerare. Ha anche capito che il mio filmato è a 16 noni, quindi ha fatto venire fuori un template a 16 noni. Sono veramente incredibili. Ora diciamo che a noi ci va bene, ok, questo template qui va benissimo, tanto la mia dimostrazione, quindi mi raccomando utilizzate solo video ovviamente o verticali, anche se possiamo ovviamente fare una modifica, adesso la andiamo a fare insieme. La cosa che possiamo fare ovviamente è esportare il tutto con, ovviamente avendo sempre la filigrana CapCut, non so se pagando l'abbonamento questa sparisce, però per adesso non si può levare. Andiamo in esporta e possiamo qua variare ovviamente la nostra, la risoluzione della nostra clip in esportazione. Come vedete però non possiamo, ok, variare l'aspetto. Possiamo ovviamente esportarlo sul rullino fotografico e in TikTok. Perché in TikTok? Perché vuol dire che questa musica va soprattutto bene su TikTok. Io ne ho fatta una per Instagram e non l'hanno ancora bannata, ok? Detto questo, possiamo ovviamente andare qui, sotto qui,
praticamente se vado avanti posso andare a scegliere un altro brano, ok, un'altra musica, ok, quindi possiamo andare a scegliere delle canzoni, oppure possiamo anche andare a importare, esportare, vabbè, questo è un altro discorso, lasciamo perdere la musica, siamo sempre sul che va. Un'altra cosa importantissima è questa, se clicco sulla matita posso andare a fare queste operazioni. Innanzitutto se clicco su una clip, ognuna di queste, posso andare a fare queste modifiche. La prima è sostituire la clip, ok, quindi posso sostituire la clip, un altro ritagliarla e l'altra ovviamente cambiare il volume alla clip. Quindi se vado su volume, vedete, posso variare il volume. È uscito subito però, dunque, ok, posso variare il volume nel senso che ovviamente adesso contiene un rumore di fondo, quindi dell'ambiente, quindi posso metterlo. Oppure posso andare su sostituisci e mi permette di andare a prendere un'altra clip, ok? Da sostituire a questa. Ancora un'altra funzione, abbiamo il ritaglia. Il ritaglia serve a decidere, ok, un pezzo della clip che io voglio visualizzare. Ok, fatto questo posso ridare il play e rivedere quello che ho combinato. Un'altra cosa veramente incredibile, a parte esportarlo, posso andare qui su questa funzione, vengo catapultato in CapCut. Quindi cosa succede? Posso ovviamente andare su ogni clip e andarla a ridimensionare, ok? Ok, se ovviamente è non adatta per il mio, però vedete che succede, ovviamente abbastanza un pasticcio, ok? Quindi posso andare a ridimensionare la clip, ma lasciamo il mondo com'è, ok? Perché ovviamente sono diciamo cose automatiche, quindi diciamo lasciamole così come sono. Però questa funzione, diciamo in CapCut, diciamo l'importazione in CapCut ci permette di ovviamente di andare a inserire un titolo oppure fare qualche modifica manualmente. La cosa che non posso fare, anche se vado in aspetto di CapCut, non mi trasforma il video ovviamente in 16 in 9 sedicesimi, almeno credo. Però se io vado in proporzioni posso a questo punto andare a scegliere diciamo anche l'aspetto diverso del mio video, che non so come adesso ovviamente venga proposto. Vedete che il template ovviamente che ho scelto non è consono, però non posso, ecco, a questo punto io non posso andare sulla X e andare a scegliere un altro template, questa è una cosa negativa. Se che vado sulla X, vedete, viene memorizzato all'interno di CapCut, ma non posso andare a scegliere un altro template. Quindi state attenti ovviamente a scegliere un template giusto per poi poterlo modificare, nel senso di dargli un aspetto diverso. Ok ragazzi, avete visto quanto è facile creare un reel, un video, una presentazione con CapCut. Solamente una parola sul copyright, ovviamente io ho utilizzato questa funzione per creare un reel che ho messo su Instagram e finora tutto a posto, non è stato ancora bloccato, perché come avete visto l'esportazione più o meno è dedicata, diciamo, come dire, è più dedicata a TikTok, quindi non so se poi questi video su Instagram avranno saranno bannati dal punto di vista di copyright musicale, ma fino adesso mi è andato bene, una settimana che ce l'ho su, quindi finora non è successo nulla. Speriamo che si possano utilizzare anche per Instagram. Comunque avete visto la semplicità d'uso e perché non utilizzarlo, visto che è una funzione completamente gratuita. Detto questo, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, arriviamo a 3000 ragazzi, che cresciamo e ovviamente sempre andremo sempre meglio avanti. Un'altra cosa, iscrivetevi se volete al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi do un super abbraccio e alla prossima.
Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!